La campagna elettorale sta andando molto bene, io sono molto fiduciosa perché nonostante le grandi difficoltà che hanno toccato questo mandato, gli ultimi 5 anni sono stati sconvolti da emergenze come il Covid, l'alluvione nel nostro comune, ma anche tante altre problematiche, nonostante questo siamo riusciti a gettare delle solide basi sulle quali lavoreremo nei prossimi 5 anni. Per prima cosa si è ricostruito quel senso di comunità che tanto mancava. E siamo tornati finalmente a rendere protagonisti i pergolesi, le associazioni, tutte le realtà che compongono la nostra città, protagonisti della loro comunità. E su questo proprio vogliamo continuare. Da qui anche il nome del nostro gruppo, della nostra lista, Al Centro Pergola, proprio perché la mia intenzione è quella di continuare a mettere al centro la città, i pergolesi stessi, e farlo sempre di più. Quali sono gli aspetti migliorativi in cui Pergola può fare uno scatto in avanti nel prossimo quinquennio? Beh, lo scatto in avanti è necessario soprattutto per alcuni progetti, per alcuni lavori che abbiamo forzatamente dovuto lasciare indietro, proprio perché presi sia noi come amministratori che gli uffici stessi, presi da tante emergenze che sono sopraggiunte, abbiamo dovuto darci ovviamente delle priorità e quindi lasciare indietro alcuni progetti di riqualificazione di aree della città o altre tematiche che sono purtroppo rimaste indietro. Penso ad esempio alla riqualificazione di Viale Martiri della Libertà e di Piazza della Repubblica, la piazza antistante il Museo Cittadino, un museo molto importante per noi. È una zona che va riqualificata sicuramente ed è uno degli obiettivi principali di questo nostro prossimo mandato.